siamo qui oggi a ricordare questi ragazzi, sì. Non esiste un'altra coppia o altri due ragazzi più felici di loro. C'è stato un incidente molto spaventoso, non so cosa dire, riposano in pace. Se ce la faccio, perché sono la zia. La zia di? Lucrezia. La zia di Lucrezia. No, non ce la faccio, scusa. Una giornata di lutto ad Adrano, in provincia di Catania, dove si sono svolti i funerali di Lucrezia, Manuel, Erika e Salvo, i quattro giovani morti sabato scorso nell'incidente sulla strada statale 121 tra Catania e Paternò, nel territorio di Belpasso. Un fiume di persone, amici e parenti, ha salutato le bare all'ingresso della chiesa di Santa Lucia. Si sono distrutte quattro famiglie ad Adrano, non una, quattro. Quattro ragazzi che vanno sotto terra. Due ragazzi speciali, due ragazzi veramente, come dire, di famiglia. Tant'è vero che amavano la famiglia, che hanno fatto la fuitina a 15 e 19 anni, proprio per crearsi una famiglia loro. Ma sta fortuna i figli non l'hanno avuta di crearsi proprio una vera famiglia. E quindi è un dolore per tutta la comunità, guardi, perché secondo me ci sono anche delle responsabilità. Quindi oggi i giovani vivono il mondo in una maniera molto semplice. Cioè non si rende conto che alcune cose ti portano alla distruzione. Adesso la gioventù ha tutta un'altra idea del mondo, però la vita non si vive in questa maniera, perché ci sono solo dolori. Due ragazzi che secondo me non esiste un'altra coppia o altri due ragazzi più felici di loro. Sempre con il sorriso, sempre allegri, alla mano di tutti, voluti bene da tutti, due ragazzi speciali, più che altro due bambini, 15 e 20 anni, appena sposati, con un sacco di progetti, della famiglia, di sposarsi, di fare un sacco di cose, magari qualche uscita la stavano conoscendo adesso il mondo, la cosa di andare a ballare è stata la prima volta per Erika, quando la prima e l'ultima si imbatti, quando magari poi non ha avuto neanche la fortuna di raccontare com'è andata, purtroppo in questa tragedia. L'appello da fare è: ragazzi, andate piano, non correte, non bevete, la vita è una, è sola e non tornerà indietro, un attimo, un secondo, un millesimo di secondo, non tornano indietro. Sulla strada, molta attenzione, cellulari, alcol, no. Sì, conosco, però mi è venuto, non posso pensarci. Bisogna essere lucidi quando si mette in guida, solo questo. Lucrezia, Manu, Erika, Salvo, dolore. Quella di questa sera è chiaramente una tragedia. Che volete? È da 46 anni che sono in questa chiesa, mai un funerale come quello di questa sera. Grandissimo. E tocca a tutti. Amici giovani, tutte le persone anziane, ognuno si rammarica, come mai, ma come, ma perché? Bellissima una frase che ho letto qui. Vivo, bello, è vero, vivo. Noi ti abbiamo amato, noi ti amiamo, noi non ti vogliamo morto, noi ti vogliamo vivo.